Qui sembra di essere a Diano Borganzo perché c'è tutta la squadra della Pro Loco, una parte della squadra al lavoro per preparare le trenette al pesto. Qui c'è Gianni, ma l'occhio non inganni perché non siamo a Borganzo. No, a Borganzo non ci siamo, però si sta veramente bene qua, a È un Pugneto. posto meraviglioso, siamo a Sì, Pugneto, in Piemonte. abbiamo incominciato con un buon vino e adesso andiamo avanti, spero bene oggi. Però voi dovete cucinare, perché sennò qua No, facciamo brutta cucinano figura. loro, io oggi adesso faccio il presidente. Cerchiamo di portare le nostre tradizioni, di trasmetterle in posti nuovi con la speranza. Sicuro, con sicuramente che anche loro porteranno le loro da noi e quindi potremo fare un matrimonio, come si suol dire, Un delle matrimonio. tradizioni locali, eccetera, delle nostre storie, unirle in modo che sia propenso per le due comunità. E Pugnite è una frazione del comune di Mezzanile, qui c'è Roberto Grappolo che è il sindaco di questo comune meraviglioso e tra l'altro noi la ringraziamo anche per l'accoglienza che ha tributato a Borganzo e anche a Imperia TV. Beh, una bellissima festa, una festa tipica, ma la cosa bella è soprattutto questo matrimonio con la Liguria. Una festa che, come abbiamo detto stamattina, è una di quelle cose che probabilmente nel mondo in cui viviamo dovrebbero essere fatte un po' più spesso, perché in realtà il mondo ci offre poco, ci sta offrendo veramente poco, quindi questi momenti diventano particolarmente importanti. Uno scambio di sapori, uno scambio di tradizioni. Adesso tra poco ci sarà il dialetto ligure, intanto ci sono i vostri balli piemontesi. Mi sembra che sia veramente un segno di comunità vera. Una festa riuscita sicuramente, no? Intanto per tutti i significati che ha, no? Voi siete un borgo che in qualche modo è simile a questo, anche geograficamente parlando. Dicevamo stamattina, commentavamo con qualcuno che d'altra parte le montagne hanno sempre unito, no? Soltanto negli ultimi tempi hanno diviso, però hanno sempre unito le culture. Tradizionalmente Piemonte e Liguria si tengono insieme per tante cose, per storia, per un sacco di vicende. La stessa via del sale, no? Assolutamente. La nostra, per fare una battuta, per chiuderla in una battuta, la nostra stessa bagna cauda deriva dalla Liguria perché in realtà l'uso dell'acciuga Dell'acciuga, certo. è arrivata, l'acciuga è arrivata con la via del sale, no? Era una cosa che prima non si conosceva. Quindi ecco, voglio dire, ci sono tante cose che concorrono poi a unire le culture. Lo splendido panorama delle Alpi, le montagne del Piemonte, la cintura sopra Torino. In questa Pugneto che parla piemontese e parla ligure, perché oggi è un vero e proprio gemellaggio con Diano Borganzo. Naturalmente, Francesco, c'è anche Imperia TV. Come sempre, nelle occasioni importanti, soprattutto di quei territori più piccoli, più indifesi, diciamo. Sono territori indifesi, hai detto una cosa giusta. Noi oggi abbiamo portato la Liguria in Val di Lanzo, in provincia di Torino. E questo ne siamo orgogliosi dall'accoglienza che ci hanno fatto, ringraziando sicuramente Borganzo che è stato il promotore insieme a noi e venire qua, promuovere il territorio ligure, tutta la regione, abbiamo parlato di tutti. Noi siamo orgogliosi e vorremmo che anche chi è di dovere, chi è in regione, capisse che c'è in provincia di Imperia gente che fa informazione seriamente, l'ha fatto da 30 anni, lo vogliamo fare, vogliamo promuovere tutto il nostro territorio e soprattutto dove ci chiamano. Hanno chiamato qua in Val di Lanzo, a Pugneto, un paesino piccolo ma bello, e noi ne siamo orgogliosi perché abbiamo portato qua il dialetto ligure, le canzoni liguri, cosa che E anche le trenette al pesto, che voglio Le dire. trenette al pesto e i nostri prodotti. Quindi io penso che chi ha buon senso lo deve mettere. Noi ce lo mettiamo tutta. Noi vogliamo esistere, noi vogliamo promuovere, perché il turismo si fa con serietà e si fa riunendo le energie. Io ne sono orgoglioso, sono contento. E in questa giornata non possiamo farne a meno che salutare il grande imprenditore Piero Trevia, che è stato di nuovo nominato l'uomo dell'anno. Piero, anche in Val di Lanza, in provincia di Torino, noi, Liguri e tutti i piemontesi, ti fanno un grande abbraccio. Continua così, che sicuramente hai una simpatia e una stima da tutti noi.